ultime sul futuro del club nerazzurro, con Suning che sembra sempre più vicino all'addio 8 anni dopo l'acquisto della maggioranza da Eric Toier. Sono settimane, se non giorni cruciali per il futuro di Can e per quello dell'Inter. In tal senso arrivano notizie importanti da Il Sole 24 Ore. Secondo il quotidiano esperto in questioni economico-finanziarie, il fondo OAC3 ha dato una sorta di ultimatum al presidente nerazzurro, ieri in collegamento video col CDA che ha approvato la semestrale confermando il miglioramento dei conti del club. Il prossimo bilancio potrebbe chiudersi con una perdita tra i 30 e i 50 milioni di euro. Nello specifico, stando a Il Sole 24 Ore, il fondo OAC3 sarebbe disposto a concedere ulteriori margini di manovra a Can in cambio di maggiori garanzie e alla prospettiva di individuare un investitore. Un nuovo rifinanziamento, ricordando che quello col private equity, fatto nel 2021, deve essere rimborsato a maggio e, con gli interessi maturati, ammonta a quasi 400 milioni. Sarebbe in sostanza uno strumento per concedere più tempo fino a finalizzare le trattative col nuovo azionista. Altrimenti lo stesso fondo USA, a cui è stata data impegno la società, si prenderebbe l'Inter. A quel punto OAC3 potrebbe iniziare subito la ricerca, ammesso che non l'abbia già fatto, di un vero acquirente del club, guidandolo per un certo periodo come fatto da Elliott con il Milan.